Questo programma è offerto da... Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti all'ottava puntata di stagione di Sport Up. Si è giocata l'ottava giornata del campionato di Serie D, girone D, che ha visto il Rimini espugnare il campo del Villa Biagio per 3-2. In verità una giornata ricca di 4 vittorie interne, 5 vittorie esterne e un solo pareggio. Come detto, 20 sono state alla fine i gol arrivati, 5 direttamente dalla partita di Villa Biagio, che tra poco analizzeremo, affronteremo assieme. Più ad iniziare vi ricordo il numero per interagire con noi, valido sia per il sistema di messaggistica tradizionale sia per WhatsApp, il 333 60 94 299, pagina Facebook Sport Up Rimini, curata dal nostro amico che salutiamo, Matteo Zampini. Iniziamo a presentare gli ospiti di questa serata. Li troviamo nella seconda parte dopo calcio di rigore, ancora una volta l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao Giacomo. Ciao, buonasera a tutti. Vicino a sé l'ospite di questa serata, che non è un giocatore delle Rimini, non c'è un giocatore delle Rimini questa sera, semplicemente perché, come da tradizione, quest'anno, essendoci turni infrasettimanali, gli ospiti non vengono giustamente mandati nelle varie trasmissioni, ma ritroviamo qui nei nostri studi l'allenatore, in questo momento del Bellaria, Massimo Zanini. Buonasera a tutti. Ciao Massimo e grazie per aver accettato l'invito. Salutiamo l'opinionista e tifoso biancorosso Emanuele Pironi. Salve, buonasera, buonasera a tutti. E ritroviamo a distanza di un mese il giornalista Cristiano Cerbara. Buonasera a tutti. Stasera sei spumeggiante nonostante i derby, sì, di ieri sera. È tutta una finzione, dai. In realtà sono distrutto. Vabbè. Si vede. Adesso innanzitutto vai un attimo su nostro Cristiano in primo piano. Grazie Stefano e grazie anche a te Renzo. Hai preparato una sorpresa per i tifosi del Rimini. Annunciala già tu questa tua reazione. Come ormai penso si sarà capito, è nostra consuetudine ogni mese contattare un vecchio giocatore, un ex giocatore del Rimini, di quelli che hanno fatto grande la maglia biancorossa negli anni passati, e questa sera tocca con estremo piacere a Davide Zannoni, che sicuramente in tanti ricorderanno, capocannoniere della stagione 84-85 in C1 con Arrigo Sacchi allenatore. Tempi veramente indimenticabili, e vedrete anche intervista molto interessante. Infatti ci ha svelato alcune cose che riguardano purtroppo anche il nostro Milan, ma nella serata forse più sbagliata. Però andiamo a vedere i risultati e la classifica dopo l'ultimo turno di Serie D. Torniamo a parlare per l'appunto di Rimini, e dunque ci sono dei risultati importanti soprattutto per la vetta della formazione per il girone di Serie D. Allora, Cornigiano Romagna Centro 0-1, Forlì Fiorenzola 0-1, e questo è il risultato importante che vi dicevo, come quello che sto per leggervi: Molise Mezzolara 0-0, Lentigione Sporting Trestina 3-0, San Maurese Sansepolcro 0-1, San Giovannese Correggese 2-1, Sasso Marconi Pianese 2-0, Tutto Cuoio Castelvetro 2-1, Vigor Carpaneto Aquila Montevarchi 0-1, Villa Biagio Rimini 2-3. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno. Ricordate una volta, l'ottavo, e mercoledì si giocherà il nono con inizio alle ore 15 tra Rimini e Vigor Carpaneto, vi ricordo stadio Romeo Neri. Villa Biagio al comando a quota 18, segue il Fiorenzuola insieme a Lentigione e a San Giovannese a quota 17, Aquila Montevarchi 16, Rimini 15, Sasso Marconi, Romagna Centro, Imolese 13 punti, Forlì 12, Pianese, Collegiana 10 punti, Sansepolcro 9, Tutto Cuoio e San Maurese 8 punti, Sporting Trestina, Vigor Carpaneto 7, Castelvetro, Correggese e Mezzolara chiudono la classifica a quota 4 punti. Andiamo a vedere adesso il primo servizio della serata, quello più importante ovviamente, dedicato alla trasferta in Umbria, vincente da parte della formazione biancorossa per 3-2, il servizio della partita. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee.
ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Trasferta insidiosa per i Rimini, in casa della sorprendente capolista Villa Biagio. Entrambe le formazioni arrivano dal triplete raggiunto nella precedente stagione agonistica con gli Umbri, che a distanza di 10 anni hanno riportato una squadra di regione ad affermarsi nella Coppa dilettantistica. Tanti cambiamenti accorsi nella campagna estiva di rafforzamento, occhio di riguardo per il centrocampista Rinaldi e per l'attaccante Brunori. Il Rimini, dopo la sconfitta a corsa al Neri 7 giorni fa, la prima tra l'altro in stagione, si affida alla vena realizzativa di Viti e di Buonaventura e al rientro tra titolari di Cicalevic, avversario già 3 volte in questa stagione. Per squalifica l'esterno Guiebre. Pronti e via, e all'ottavo i Rimini passa. Cicarevic viene atterrato al limite dell'area di rigore. Si incarica del calcio piazzato, palla respinta dalla barriera che devia il pallone tra i piedi di Buonaventura, che ben appostato sigla così la rete del vantaggio ospite. Torna a sorridere anche la rete biancorosso. Sulle ali dell'entusiasmo, i Rimini prova a bissare con Arlotti. Vitali questa volta blocca senza affanni. Un giro di lancette e arriva la risposta di Villa Biagio con il colpo di testa di Brunori che si spegne al lato. Prosegue l'offensiva dei padroni di casa con abbordati Montanucci che scalda i guantoni al portiere Scotti. Dall'altra parte Brunori viene stoppato in maniera fallosa da Petti in area di rigore. L'arbitro lascia proseguire, episodio da Moviola. Al 35esimo però arriva il pareggio del Villa Biagio. Questa volta l'arbitro fischia rigore a favore dei locali con Brighi che stende Cardarelli. Dal dischetto Brunori trova la 7ª marcatura di stagione. Per Scotti nulla da fare. Il pareggio sa di beffa per i biancorossi. Dopo una particolare attenzione in fase difensiva, Buonaventura dimostra di non gradire, cacciando la punizione di pochissimo al lato. Ma il bersaglio è nell'area per la terza volta in pochi giorni. Vissi si fa trovare pronto quando Vitali ci mette del suo. Pallone che poi viene calciato sul palo, sulla ribattuta, l'ex Frosinone porta i vantaggi biancorossi, mandando le squadre a riposo sull'1-2. Ripresa inizia con gli stessi patemi fatti difensivi per il Villa Biagio, come da chiusura di prima frazione, quando questa volta un errore di disimpegno mette nelle condizioni Buonaventura di calciare verso lo specchio della porta. Vitali evita il tracollo, ma la lezione non serve a mettere esperienza. Altro pallone perso malamente in fase difensiva ed ecco che Mezzavillani quasi quasi trova il gol sicurezza, ma Cangi anticipa Buonaventura evitando ulteriori pericoli. La prima vera incursione per i Rimini arriva dall'ennesimo pallone messo al centro da Cicarevic per la testa di Cola, che mette questa volta a lato. I Rimini tira testa alla capolista anche se rischia il pari quando in 60 secondi Rinaldi sfona 2 palloni invitanti, il primo per la testa di Cangi, murato in corner dalla difesa biancorossa, il secondo per Brunori che da pochi passi spara alto. Gol sbagliato, gol incassato, 70esimo Buonaventura segue uno scambio tra Cicarevic e Dallotti e per lui è un gioco da ragazzi infilare Vitali, trovando la seconda gemma di giornata e la particolare doppietta personale che serve per il morale e per allontanare le critiche in una settimana difficilissima. Difesa di casa letteralmente in bambola, ennesimo regalo ai biancorossi, Marlotti calcia alto non approfittandole. Nel finale la seconda disattenzione di giornata del reparto difensivo dei Rimini manda in gol Brunori, bravo e lesto ad approfittarne, ma la doppietta della rete rossoblu giunto al suo 8° centro di stagione non serve ad evitare la sconfitta. Nel finale tra l'altro viene allontanato anzitempo anche Trequartini per doppia ammonizione. Il Rimini si impone per 3-2 e riparte così la corsa verso la vetta della classifica ad opera dei biancorossi, campionato che si fa a questo punto sempre più interessante. Allora, Emanuele, tu ieri eri lì a Villa Biagio, che idea ti sei fatto di questo Rimini 2.0, chiamiamolo così, dopo la sconfitta avuta con la San Giovannese? Ma il Rimini di ieri non è stato un brutto Rimini, conta che dovevano giocare sia Valeriani che Ambrosini e sono venuti meno all'ultimo momento perché appunto per noie fisiche. Diciamo che alla fine, togliendo tutti i petali della margherita, quello che è rimasto era comunque un qualcosa che dava equilibrio, era una formazione che aveva un criterio, era molto equilibrata e Cicarevic secondo me, anche se è contestato, tra virgolette, da alcuni tifosi, no, per il modo che ha di stare, diciamo, in mezzo al campo, però ieri secondo me è stato bravo perché arretrava sulla linea dei centrocampisti. Ieri c'era un centrocampo molto muscolare, no? C'era Montanari finalmente al suo posto, dove poteva fare la diga come probabilmente è bravo a fare. Di fianco c'era Variola, che non era sicuramente un ragazzo capace di proporre il gioco. Quindi Cicarevic scendeva all'altezza praticamente del centrocampo, dava palloni
alle punte, davanti c'era un Buonaventura finalmente libero, secondo me, di spaziare a tutto campo sul fronte d'attacco, non faceva l'ariete centrale come ultimamente l'avevamo visto fare, era ovunque. Ieri ha fatto veramente una partita di quelle che eravamo abituati a vedere l'anno scorso, cioè Buonaventura lo vedi su tutto il fronte d'attacco, lo vedi sui calci d'angolo in difesa, le palle alte le prende tutte lui, però non è l'ariete che potrebbe sembrare a prima vista essere. Ieri si è potuto esprimere al massimo, capito, del suo livello. Adesso io non vorrei eccedere in positività, perché comunque ieri è stata una partita molto combattuta, molto dura. Loro per buoni alcuni tratti hanno giocato anche bene, ci hanno tenuto lì. Se ci fosse stato il 2-2 con quelle due occasioni che abbiamo visto, che loro hanno sprecato malamente, la partita poteva anche prendere un binario completamente differente. Quindi l'impressione è che il Rimini è una squadra che ha le qualità per stare in alto nella classifica. Ieri mancavano molti giocatori importanti tra squalifiche e infortuni. Sì. Sono giocatori che vanno però sfruttati nel momento in cui entrano per quelle che sono le loro caratteristiche. Quindi qui è il lavoro che dovrà fare il mister, il lavoro importante. Buonaventura abbiamo visto che si esprime molto bene in una situazione come quella di ieri. Esatto. Se l'ingresso di Ambrosini cambia, scombina un pochino le carte dell'attacco, bisogna trovare le alchimie giuste per far convivere questi due giocatori. Capitolo Čikarević, secondo me Čikarević, quando la squadra è molto muscolare come quella di ieri, è imprescindibile, non si può pensare di non averlo in campo. Beh, è chiaro che se tu hai a centrocampo un Righini che ha i piedi buoni, cominci a avere un Guiebre sulla fascia che inventa qualcosa anche lui, e allora puoi fare una rotazione e rinunciare praticamente ogni tanto anche a lui. È inevitabile che davanti andrà fatto un turnover, perché i giocatori ci sono tutti buoni, e quando ci sono giocatori che hanno caratteristiche simili, che giocano insieme, vanno trovate le alchimie giuste affinché tutti possano rendere al meglio. Però ieri la squadra è stata quadrata, la squadra si è mossa bene, anche i ragazzi si sono mossi bene. Viti, al di là del fatto che è sempre lì quando c'è l'occasione per fare gol, lui è sempre nel posto giusto, lui è sempre pericoloso. Però è propositivo anche proprio nella costruzione del gioco, difende, attacca, è chiaro che ancora non può essere determinante come magari è un Guiebre quando agisce sulla fascia, è un giocatore differente. Però sono tutti ragazzi che si stanno venendo fuori, e io credo che questo Rimini abbia le qualità per stare anche un pochino più in alto di dove è adesso. È un campionato che in alto sembra abbastanza livellato. È anche vero che se facciamo il paragone col nostro campionato dello scorso anno, in questo momento comandava ancora il Classe. Sì. Fra 15 giorni, un mese, comandava il Granamica, in realtà il campionato se lo giocarono il Sasso Marconi e il Rimini. Quindi anche questo campionato potrebbe non ancora aver detto completamente chi è la squadra più forte, chi è la squadra più preparata, chi è la squadra indicata a fare un pochino la lepre. Lo vedremo, però dicembre non è lontanissimo, no, a dicembre c'è una sessione di mercato, quindi se tu hai una squadra interessante e sei pronto, diciamo, a migliorarla, anche facendo un ragionamento in funzione di quello che hai già, allora non è detto, capito, che non ci possiamo divertire veramente fino in fondo. Io credo che sicuramente ci divertiremo per quanto riguarda l'alta classifica, poi vediamo, nulla è precluso. Infatti, come ricordavi tu, ieri ci sono stati, quando prima leggevo i risultati, due risultati un po' così, soprattutto per due corazzate, come si diceva, il Forlì e l'Imolese. Cristiano, seguendo il discorso di Emanuele, cosa ti è piaciuto vedendo questo servizio del Rimini di ieri e cosa non, se proprio vogliamo trovare qualcosa che non è piaciuto? Io potrei dire una cosa banale, che forse lo è anche. Vai. Vorrei partire dalla partita invece con la San Giovannese. Sì, dopo preciso scusami Cristiano, sì, che ci sarà anche un focus per quanto riguarda Buonaventura, perché proprio con la San Giovannese sono arrivate alcune critiche, qualche tifoso diceva che è stato scritto su internet o sui giornali qualche articolo, qualche parola di troppo, addirittura c'era qualcuno che l'aveva dato per bollito. Faremo un focus tra poco, dopo aver analizzato la partita e le interviste, proprio per rispondere anche ai tifosi, gli appassionati biancorossi. Scusami Cristiano, no, prego. No, inciso giustissimo, ritorno al discorso di Rimini San Giovannese di una settimana fa, allorché tutti quanti, penso più o meno, siamo usciti dallo stadio abbastanza corrucciati, no? Con più di qualche pensiero in testa, magari chi esagerando un po', chi magari vedendo le cose con più calma, però effettivamente non era quella l'immagine che tutti vorremmo vedere del Rimini, perché il Rimini secondo me non è uno squadrone, non è lo squadrone di 3 anni fa, quello che distrusse tutti i record in Serie D,
però non è neanche una squadretta, o comunque una squadra che debba vivacchiare così in posizione di anonimato, o una squadra così timida, così, che fa vedere poco, come quella che si era vista con la San Giovannese nel primo tempo e diverse volte nelle precedenti giornate di campionato. Rimini è una buona squadra, come diceva poc'anzi Emanuele, è una squadra che può, ha tutti i mezzi per stare lì davanti. Poi magari, ti dico, a marzo-aprile, quando si vincono i campionati, imbrocchi la situazione psicofisica ideale, poi magari riesce anche a fare lo sprint vincente. Però a mente 3 anni fa, pensare a un Rimini ancora in Serie D l'anno dopo, era quasi da suicidio di massa, quest'anno per me non è così, cioè pensare di avere il Rimini in Serie D anche l'anno prossimo non è poi così una tragedia, cioè, per come la vedo io. Rimini è una buona squadra che se la può giocare, però bisogna che ci togliamo dalla testa il fatto che Rimini debba vincere sempre, comunque, tutte le domeniche, incondizionatamente. Questo è come la vedo io. Massimo, quanto pesa secondo te chiamarsi Rimini in questo campionato, considerando che ci sono anche delle corazzate, come l'hanno definito i media, come lo stesso Francesco Scotti ricordava nel dopogara con la San Giovannese, i Molise e Forlì? Ma Rimini è una piazza che pesa tanto, è un pubblico che pretende buon gioco e soprattutto qualità anche nei ragazzi, quindi io credo che i ragazzi abbiano tutte le potenzialità, come è stato detto prima, per fare un buon campionato. Bonaventura, anche io sono d'accordo con Pironi, che praticamente secondo me è una delle migliori gare che sta facendo, che ha fatto. Lo stesso è stato Montanari, dove ho visto un Montanari diverso, un po' più vivo. Ti posso aprire una parentesi? Certo. Anche per informare gli spettatori a casa, perché è stato un po' il dilemma anche nell'analisi di Emanuele lo scorso lunedì. Tu l'hai allenato Montanari, ma l'hai mai messo in posizione di terzino, a fare il terzino? No, ma evidentemente mister Muccioli aveva delle necessità, e poi voglio dire, a volte si cerca di trovare un attimino delle situazioni diverse, ma chiaramente Montanari è un centrocampista, insomma. Credo che in questo momento, in questa partita, abbia ricoperto il suo vero ruolo e lui in quella posizione si esprima al meglio. In più c'è anche una forma fisica che secondo me Rimini comincia ad avere migliore, visto che anche diverse volte abbiamo fatto degli appunti sui secondo tempi del Rimini. Si soffre un attimino, però il Rimini può stare veramente in alto. Giacomo, tu da tifoso, essendo una persona neutra in questo caso, anche se sappiamo che simpatizzi per il Rimini, almeno me lo auguro, altrimenti Emanuele ti dà una manganellata proprio in diretta. Senti, sei più d'accordo con il fatto, ripeto, di puntare a vincere questo campionato, come dicevano per l'appunto Emanuele e Cristiano, ce la giochiamo, poi vediamo, anche se non dovessimo vincerlo, comunque l'importante è dare un futuro al calcio a Rimini? Quello sicuramente. E a mio avviso, essendo Rimini una squadra in costruzione, sia a livello societario sia a livello di squadra, bisogna avere pazienza e fare un passo alla volta. In questo momento io vedo una squadra che sta reagendo anche alle critiche interne ed esterne, quindi sicuramente è una squadra che ci sta dimostrando carattere, quindi andare a vincere dopo una sconfitta interna, andare a vincere a casa della capolista, vuol dire che la squadra c'è, quindi bisogna ripartire da questa prestazione di ieri, vedere cosa manca e cosa si potrebbe migliorare, perché nel calcio bisogna sempre migliorare, ma questo c'è un lasso di tempo da qua al mercato di riparazione di dicembre che può dire molto, e poi a dicembre sta la società a vedere fare il salto di qualità oppure a cercare di trovare qualcosa di diverso. Aggiungo una cosa rispetto al campionato famoso già citato di 3 anni fa: quel Rimini che distrusse la Serie D a oggi aveva 2 punti in meno di oggi. Bene, fatto un ottimo, bello questo appunto che hai fatto, bravo Cristiano, davvero sempre preciso, per questo siamo fortunati anche ad averti qui. Però adesso ti faccio ascoltare anche le interviste dei 2 tecnici, in particolar modo anche Muccioli, dopo la fine della partita, interviste realizzate dai nostri colleghi del pool televisivo, servizio. Mamma!
mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Ora arriva la prima sconfitta interna, frutto anche di tanti troppi errori individuali. Sì, assolutamente. E questo è un po' il rammarico più grosso, perché sapevamo che veniva una squadra con delle qualità importanti, in più anche arrabbiata perché aveva perso in casa, quindi avevano la necessità proprio assoluta di vincere. E anche alla fine del primo tempo, quando eravamo 1-1, dovevamo essere molto più intelligenti di portare in fondo il primo tempo, almeno pareggiandolo. Invece abbiamo fatto un errore micidiale, questo ha permesso loro di gestire un po' la partita con l'esperienza, anche con le qualità che hanno. È evidente che devi lasciare degli spazi, su quegli spazi ti mettono in difficoltà. Noi in alcuni momenti siamo stati anche bravi a crearci delle opportunità, non siamo stati bravi a sfruttarle, e, ripeto, commettendo degli errori così grossolani è evidente che poi alla fine paghi dazio. Sicuramente al di là del risultato, oggi quello che penso sia innegabile è la prestazione che ci ha portato al risultato. Noi più che doveva vincere, noi dovevamo venire qua per fare la partita. Siamo venuti qua, abbiamo cercato di fare la partita dal primo minuto, abbiamo avuto tante occasioni, siamo riusciti ad andare in vantaggio, poi abbiamo fatto un errore sul rigore, ma avevamo avuto altre diverse situazioni dove potevamo sicuramente aumentare il gap. Poi siamo stati bravi nel secondo tempo, secondo me, contro una squadra fisica, una squadra forte, che infatti insomma non è lì per caso, secondo me, a mantenere una buona intensità, a continuare a cercare di giocare. Mi dispiace per il gol nei minuti di recupero, però insomma venivano a saltare in tanti, anche se comunque è una situazione dove dobbiamo migliorare. Però la cosa importante per quello che mi riguarda è insomma sono contento per i ragazzi, perché oggi veramente hanno dimostrato in una settimana difficile di essere una squadra con gli attributi, cosiddetti attributi. Sono il Rimini e il Villabiaggio le squadre più forti del girone? Ma insomma, squadre più forti, insomma, dopo 10 giornate insomma ci sono tante buone squadre. Io preferisco pensare alla mia. Noi dobbiamo rimanere umili, la cosa che ci deve rimanere bene davanti agli occhi è che insomma non eravamo dei brocchi domenica scorsa e non siamo dei fenomeni oggi. Ecco, no, una precisazione per quanto riguarda le interviste: ci è piaciuto insomma anche che i colleghi l'abbiano fatto con i personaggi in piedi, giustamente anche a livello televisivo dà un certo effetto, una certa immagine, un'immagine quantomeno più seria. Fare le interviste davanti a un bancone, come sta succedendo qualche settimana nella sala stampa del Neri, non è un'immagine televisiva che può andare bene. Questa è una mia richiesta, siccome che il presidente Grassi è sempre molto attento alle cose che diciamo in televisione, se questo magari ci potrebbe venire incontro su questo particolare, perché televisivamente parlando dà un certo effetto insomma. Massimo, tornando a parlare di calcio, una settimana del genere, hai sentito la dichiarazione finale del tecnico Simone Muccioli? Perdi in casa con la San Giovannese, ricevi tutte le critiche immaginabili di questo mondo, come si può sentire un tecnico e come gestisci i propri giocatori? Ma intanto credo che si sia tolto qualche sassolino dalle scarpe, e che non è poco. E poi Muccioli insomma è abbastanza forte per sopportare certe pressioni, le quali hanno forse in questa settimana fatto in modo che Rimini riflettesse un attimino di più sulle varie situazioni che si erano create in settimana. La settimana prima le sconfitte non sempre sono negative, molto spesso capita che le vittorie nascondono i problemi più grossi, e quindi credo che Muccioli abbia saputo tenere testa a queste situazioni. Cristiano, ti è piaciuta la risposta data da Muccioli questa settimana? Perché giustamente anche Emanuele
La scorsa settimana parlavo appunto di un allenatore che aveva dato una risposta che non era tanto piaciuta nel dopo gara contro la San Giovannese. Hai sentito quello che ha detto questa sera, no? Sì, sì, ma cioè, credo che faccia benissimo a esternare quello che deve essere in questo momento l'umore della squadra, cioè quello di una squadra che è a testa bassa e pedala, senza pensare tanto effettivamente agli effetti esteriori dei risultati. Ripeto, come ha detto adesso il mister, a volte le sconfitte possono anche fare bene, lì per lì sicuramente ci si incastra tutti parecchio, come abbiamo fatto noi domenica scorsa con la San Giovannese, però se questa è servita a dare una piccola sveglia, e i risultati si sono visti poi ieri in Umbria, allora che sia la benvenuta, a patto ovviamente che Rimini non ripeta più determinate prestazioni. Aggiungo una cosa, 4 partite in trasferta, 4 in casa, fateci caso, 5 punti in casa, 10 punti in trasferta. Una squadra trasferta, 5, sì. 5 gol fatti in casa, 8 in trasferta. Dopo 8 partite può essere ancora un caso, però intanto la butto lì. Emanuele, ti è piaciuto quello che ha detto Muzzoli questa volta, come si è posto nel dopogara? Ma hai sentito quello che ha detto poi anche alla battuta finale? Non eravamo dei brocchi una settimana fa, non siamo dei fenomeni adesso dopo la vittoria. No, ma io l'unica cosa che è chiaro che un allenatore ha diritto a fare le proprie scelte, ha diritto a difenderle, ha il diritto e forse avrebbe anche il dovere un pochino di spiegarle, no? Nel senso, prima abbiamo sentito dal collega che un giocatore può finire a fare il terzino perché in quel momento hai una necessità. Allora io magari da fuori posso non saperlo, posso non capirlo, posso non vederlo. Se tu me lo dici, evitiamo, lo spiego, no? Evitiamo il qui pro quo. Cioè, se c'era bisogno di metterlo lì, è chiaro che lo metti lì. Hai lui, metti lui. E io non ti vengo neanche a dire perché l'hai messo, perché non l'hai messo. Ma questo è un esempio che si può fare. La frase, che secondo me era stata un pochino infelice dopo la partita con la San Giovannese, era il cercare, no, la scappatoia del tanto a me hanno chiesto di consolidare, quindi se ogni tanto perdo che problema c'è? Non è così che funziona. Cioè, tu se poi le vinci tutte, poi vediamo se hai consolidato o dove sei o dove non sei. Tu intanto pensa a vincerle. Cioè, se ci sono delle cose che possono permetterti di perdere meno partite possibili, semplicemente migliorando, migliora. Poi a consolidare c'è sempre tempo, no? Cioè, io ho scherzato in settimana, avevo scritto anche un paio di cose dove dicevo, ho immaginato, no, che tu eri lì che potevi vincere, ti chiama Grassi e ti dice comincia a perdere perché dobbiamo consolidare, eh? Non credo che funzioni così. Quindi in quel momento lì dire, vabbè, ma io posso anche perdere ogni tanto, no, non funziona così. A parte che dividi la piazza, no? È esploso un petardone. Nel senso che la gente si è messa a dire, ma allora cosa facciamo? Stiamo qui apposta per fare i figuranti, oppure non abbiamo ambizione, ma perché parlare di questo al 10 di ottobre? Al 10 di ottobre ci sta di perdere, come dicevo prima, al 10 di ottobre dell'anno scorso comandava il Classe, poi siamo andati a pareggiare a Classe, poi comandò il Gran Amica, ma il campionato vero si giocò tra Rimini e Sasso Marconi. Non credo che noi quest'anno possiamo essere il Rimini dell'anno scorso, me lo auguro, magari, però se sulla carta non possiamo essere quella squadra là, non andiamoci a cercare per forza il ruolo del piccolo intermediario, perché tanto quello è, non è così. La società in quel senso non credo che spinga perché si tenga un profilo basso, anzi si vuole vincere, si vuole andare avanti. In questo momento si deve vincere con quello che si ha e si deve fare di necessità virtù, come si è fatto ieri, perché ieri c'era tanta gente fuori. C'era forse la crema di quella squadra, molte ieri persone, era fuori. Sì, molte quindi persone valide, soprattutto per il progetto ambizioso che ha il Rimini. Sei d'accordo da tifoso, Giacomo, con la trasparenza che ci deve essere anche da parte dei protagonisti diretti? Sì, sicuramente. Il discorso che fa Emanuele lo condivido in pieno. Cioè, è logico che un allenatore che viene a Rimini deve avere la massima ambizione e la massima trasparenza, anche perché, come si è detto più volte, Rimini è una piazza importante e molto difficile. Però se si basa tutto il rapporto su questi due aspetti, quindi trasparenza e linearità, e quindi credo che sia l'aspetto più importante. Allora, qui io mi allaccio un attimo al discorso che facevi tu prima, Cristiano, per quanto riguarda Buonaventura,
sia Emanuele che il nostro Massimo hanno visto le immagini e giustamente anche loro l'hanno vista un po' come l'ho vista io per quanto riguarda la posizione in campo di Bonaventura, un po' spento nelle prime partite, poi una volta che ieri ha cambiato anche un po', si è stato un po' la squadra, anche forse come diceva il nostro Emanuele per l'assenza di Ambrosini eccetera eccetera, è ritornato un po' il Bonaventura che conoscevamo tutti. C'è stata una piccola polemica, no? Come dicevi tu, Cristiano, in settimana si è scritto, detto tanto del Rimini, si è andato a toccare anche i personaggi singoli, tra questi anche Bonaventura, qualcuno della piazza era d'accordo con queste critiche, qualcun altro ha detto siamo alle prime 8-9 giornate, lasciate lavorare Muccioli, lasciatelo in pace, non toccate Bonaventura, qualcun altro invece secondo me ha scambiato una polemica inerente all'assetto tattico di Bonaventura in campo come un giocatore che non rientrava più nei piani dei Rimini, scarso, fine carriera, da mandare via, eccetera, eccetera. Quello che si è scritto anche attraverso un articolo uscito su altarimini.it nel mio indiscreto, però lo volevo chiarire con alcuni tifosi e appunto leggere quello che è stato detto anche la scorsa settimana qui in studio, ma anche scritto nell'articolo. Il servizio relativo al focus su Bonaventura. Alex Bonaventura parla il curriculum, Conegliano, Castel di Sangro, San Vitese, Bitonto, Civitanovese, Forlì, Novese, Imolese, Mezzolara, Rimini. In carriera con le due perle di ieri dovrebbe essere arrivato a quota 91 gol. Per l'attaccante di Pordenone, classe 1986, tanta gavetta tra Serie D e Serie C. Per lui nessuna distinzione, è stato un po' al nord, un po' al centro, un po' al sud Italia. Quello che non è mai mancato è stato sicuramente il vizio dei gol. Nato a pane e calcio con un'altezza che gli permetteva da picco di arrampicarsi facilmente sugli alberi per raccogliere il pallone calciato più lontano possibile, lo hanno portato successivamente sui vari campi tra sportellate e gol di classe, è diventato un autentico protagonista, soprattutto con questa maglia è divenuto uno degli idoli della tifoseria biancorossa. Ora il nostro contrasto sta che spesso quando si vuole criticare una squadra si cercano anche i singoli. Dire che Bonaventura è un attaccante molto sacrificato per il gioco attuale di Muccioli ci sembrava segnalazione degna di nota, ma da qui a travisare, parlo di alcuni tifosi che quanto scritto corrisponde a Bonaventura lento, impacciato a fine carriera, ce ne passa. La prendiamo col sorriso, rispondiamo col self-control e passiamo, come nel caso del Milan, alle cose formali. Nella partita di Villabiaggio si è visto Bonaventura tornare ai livelli realizzativi dello scorso anno, più libero di svariare, di concludere verso lo specchio della porta e di spizzicare quel pallone per l'incursione di Allotti, arrivato spesso al tiro nella gara col Villabiaggio. Ribadiamo il passo scritto. Bonaventura perde la vena realizzativa, spizzica il pallone a destra e a sinistra, non trovando più il volo dell'angelo Allotti, pronto ad inserirsi e a trovare gol di rapina. Passo secondo il Vangelo di Daniele, di San Daniele per la precisione, ma migliore tuo di gioco, con rispetto per chi non ha concepito tale articolo, davvero non può esistere. Allora, d'accordo Giacomo sulla prestazionalità di Bonaventura in campo, davvero uno dei bomber imprescindibili per questa categoria. Mi sembra che anche l'anno scorso aveva subito delle critiche, era risposta alla grande. Per me Bonaventura rimane sempre uno degli attaccanti più forti in questi campionati. L'unica critica che è arrivata, Massimo, questo te la riporto, ma negli anni passati, non in questo momento che è a Rimini ovviamente, è quello che in Serie D qualcuno dice che segna poco. 26 gol lo scorso anno, quanti? Aiutami qua. Sì, l'anno scorso in eccellenza. In eccellenza, però quanti ne ha fatti l'anno scorso? 27. Più quello famoso regalato con il faro, che non era suo, però. Quindi ufficialmente 28, dai, reali 27. La carriera, l'abbiamo detto, è stata un po' a sud, un po' a nord, un po' al centro Italia, tante piazze anche toccate qui nei dintorni, Mezzolara, Imolese. Lì lui in doppia cifra ci è arrivato, insomma, tranquillo. Ecco, allora, Massimo, quindi, va bene di giocatori così. Quindi è bollito quest'estate? Forse per la calora, no, averne dei giocatori di così. Questi sono giocatori che forse quando vengono un po' messi sotto pressione danno forse il meglio di sé. È un po' più libero, come abbiamo detto prima, nel servizio si vedeva benissimo, era molto più libero di avere le sue parti di campo che voleva, quindi le riempiva come meglio credeva e quindi secondo me in quel frangente lui riesce a dare il meglio.
E mi trovi d'accordo, ho rivisto anche il grande Allotti della scorsa stagione con parecchi appunto assist da parte di Buonaventura proprio nel gioco aereo, davvero una bella partita sia da parte sua che anche del giocatore di Coriano. Allora io direi di fermarci un attimo, andando alla pubblicità, ci sono dei messaggi anche per te Cristiano in merito anche alla pillola di presentazione che tra poco andremo a vedere, un grande lavoro da parte tua, ti faccio ancora i complimenti in diretta, ma noi ci fermiamo per 3 minuti dando la linea alla pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini.
Pizzi, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Ci vogliono bene Corno e Crudeli. Ieri sera se sono mica tanto da ieri sera, per me no. Per me da ieri sera no. Stai bene a livello di morale stasera? No, no, devo ancora smaltire. Io l'ho avuta doppia. E qui dovete sapere che in studio almeno siamo Cristiano, tre quinti dello studio stanno male. Tre quinti dello studio stanno male, è vero. Sì, va bene, sì. Allora andiamo alla pillola, perché qui nella pubblicità avete fatto tantissimi nomi di giocatori degli anni 80 e la pillola di questa sera tua, già annunciata in verità a inizio trasmissione, è quella di Davide Zannoni. Andiamo a ripercorrere un percorso fatto con lui a Rimini con qualche chicca tirata fuori da te dove sei stato bravissimo. Allora scopriamolo assieme, servizio. Il personaggio del mese di ottobre, abbiamo il piacere di avere con noi un grande ex biancorosso del passato, capocannoniere con 17 gol nella stagione 11-1 1984-85, solo che lui non faceva l'attaccante di mestiere, bensì il mediano, come si dice adesso. Avrete capito tutti che sto parlando di Davide Zannoni. Ciao, salve, buonasera. Un piacere veramente averti qui con noi. L'aggancio è che il 21 ottobre di quel 1984 ci fu una partita, insomma, indimenticabile e unica a suo modo, Rimini-Pistoiese 4-0. Rimini beneficiò di 3 rigori in quella partita, fatto veramente più unico che raro, perché non è mai successo né prima, sicuramente neanche dopo, e Davide fece una splendida tripletta, però un gol che su Aspione, che ricordi quella partita? Sì, ma ricordo benissimo, sì, dopo l'ultimo rigore lo lasciai calzare a Righetti, dai, perché io già la partita era già in cassaforte, diciamo, e tra l'altro 3 rigori, ma mi sembra anche, o 2 o 3 espulsi addirittura. Sì, perché si erano innervositi, che dai, una banda di ragazzini, tra virgolette, dai, li riuscisse a mettere sotto loro tutti i giocatori che venivano dalla Serie A, perché dai, mi sa che erano quasi, erano retrocessi appena dalla Serie B, così, ma tutti anche giocatori di Serie A. Ma... Ecco, quella partita fu un po', diciamo, il primo segnale forte che mandò quella armata di ragazzini, no? E sì. Anche il primo segnale forte che Davide Zannoni sarebbe diventato un grande, la tripletta, quell'anno 17 gol, come può 17 gol un non attaccante? Sì, sicuramente le mie capacità magari realizzative, perché dai, tiravo il tiro, insomma, dai destro, sinistro, di testa, insomma, quindi, però col modo di giocare di Sacchi, che secondo me mi ha agevolato molto, ecco, questo calcio molto ragionato, poi sulle palle inattive, i blocchi come nel basket, roba del genere, quindi poi i calci di punizione, i calci di rigore. Rimini arrivò veramente lì fino alla fine, lottò fino quasi a 2-3 giornate dalla fine, poi non ci fu niente da fare. Sì, ci fu un calo finale, ma siamo stati in lotta per la promozione fino a 3-4 giornate dalla fine del campionato, poi dopo siamo un po' calati, e con non tantissimi, magari anche rincalzi o... Sempre parlando di Sacchi, io credo che se non fosse stato quel maledetto infortunio avremmo visto Davide Zannoni vincere lo scudetto col Milan nell'84-88, dico bene? Diciamo che se non rovinavo quello che hanno ottenuto gli altri, molto probabilmente era così, nel senso che penso che ero il suo pupillo, perché mi ricordo anche quando mi sono fatto male, Walter Bianchi dopo mi venne a trovarmi a dire che si era messo a piangere, voleva smettere di allenare, insomma... Travedeva proprio per me. Il problema è stato che sì, farsi male proprio in quell'anno lì, che già sarebbe bastato l'anno dopo probabilmente, è che bastava l'anno dopo, magari ero già del Milan e sarebbe stato tutto diverso, insomma, capito? Esatto. Tra l'altro è un amichevole con Milan, il proprio destino. E Berlusconi cosa fece dopo? Ah, mi regalò una macchina, una Fiat Uno, esatto. Anche Lidl già, che allenava il Milan l'anno prima che andasse Sacchi. Già anche lui era stato, diciamo così, era interessato, insomma, alle mie prestazioni, insomma, ecco. Ma beh, prima di tutto, dopo Rimini ci fu il Parma, poi insieme a Reggiano, Udinese, Ancona, tanta Serie B, ma sinceramente un talento come il tuo avrebbe dovuto giocare di più in Serie A, come te lo sei spiegato questo?
negli anni, diciamo così, decisivi, importanti, c'è stato sempre un fattore negativo, che uno questo l'infortunio proprio per il salto più importante secondo me. Io ho fatto 3 mesi e mezzo col gesso, quindi la gamba mi era diventata piccola come così, cioè si smetteva di giocare quella volta, insomma, con l'infortunio del crociato e del collaterale insieme. Allora l'anno che ho vinto il campionato dalla B alla A con l'Udinese, e lì mi voleva anche il Genoa, che c'era Scoglio che stravedeva, però io sono andato all'Udinese perché avevo già 27-28 anni, mi volevano di più, e feci la scelta dell'Udinese e lì non mi trovai bene, vincemmo il campionato ma non mi trovai bene, tornai indietro in pratica perché con Sonetti non ho reso per il mio potenziale, non mi sono trovato a mio agio, e quindi è stata un'annata persa anche lì, se no mi si apriva la possibilità di Genoa, che poi Genoa ha fatto tutta un'altra strada, capito? Era andato anche in Coppa UEFA, insomma, mi ricordo, dai, come Signorini, per dire, era con me a Parma, lui è andato a Genoa, se andavo anch'io lì, facevo tutta un'altra strada, insomma, mi sarei fatto magari 5-6 anni di Serie A, invece l'altra situazione alla Rizzana, ma anche lì Marchioro mi ha voluto tutti i costi, così l'anno che poi abbiamo vinto il campionato, che siamo andati su, ho beccato la pubalgia, sono stato fermo 4-5 mesi, non riuscivo a guarire, un po' per colpa mia, un po' per sfortuna, dai, non sono riuscito a fare il salto decisivo, anche se Sogliano andava a sbandierare che ero il centrocampista più forte d'Italia. Quando ero in Serie centrocampista più forte d'Italia. Sì, io per farlo capire un po' alle generazioni di oggi, è un ragazzo dei nostri, di Rimini, veniva all'allenamento in autobus con il sacchetto di plastica. Questo per raccontare l'umiltà e la dedizione con cui questo ragazzo è venuto su dal niente, e se non fosse stato per quell'infortunio, ripeto, l'avremmo visto vincere lo scudetto con il Milan. È un Matteo Brighi degli anni Ottanta, con magari diverse caratteristiche ovviamente, però questo per far capire la portata del personaggio. Brighi ha sempre giocato in Serie A, tranne negli ultimi 2 anni di Serie B, e Zannoni purtroppo ha avuto quella sfortuna, altrimenti avrebbe fatto lo stesso cammino. Tu prima, Massimo, mi raccontavi anche di Zoratto, giocatori che sono stati qui a Rimini, che addirittura per questa squadra dormivano dentro. Dove dormivano? Ma sì, probabilmente era anche l'anno in cui magari Sacchi passò poi a Rimini, insomma. Erano quegli anni lì, Zoratto sì, dormiva nella capanna di ferro del custode, quindi oso pensare l'estate, quando ricominciavano i campionati, quanto poteva soffrire questo giocatore, che poi si è imposto anche ad alti livelli, tra l'altro anche in nazionale, ma comunque il sacrificio, come diceva l'opinionista prima, insomma, cose che oggi forse non si vedranno mai più. No. Quindi ho un messaggio per te, grande Cristiano Cerbara, competente, sempre presente. Grazie, non penso che non sia un parente comunque. Dai. No, no, non è la moglie, non è nessuno, stai tranquillo. È Giacomo che scrive sotto il banco. Ecco, okay. No, sono io. Senti, andiamo a vedere un po' il prossimo avversario del Rimini, che affronteremo mercoledì pomeriggio alle ore 15 per il nono turno di campionato in Serie D, girone D, la Vigor Carpaneto, che ieri è uscita sconfitta per 1-0 contro il Montevarchi, ma prima la presentazione, poi dopo andremo a vedere anche la sintesi. Carpaneto. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale, con impasto anche al camut e ai 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Per la Vigor Carpaneto si tratta della prima apparizione in Serie D. Lo scorso anno i rossoblù ebbero già modo di affrontare il Rimini nella finalissima di Supercoppa Emilia, che si risolse solo ai calci di rigore in favore degli uomini di Mastro Nicola. Attualmente la formazione piacentina vanta una rosa con un'età media di 21 anni, molti gol segnati ma anche tanti quelli incassati. Le difficoltà per una neopromossa si notano tutte, ma con l'ausilio dell'ufficio stampa Luca Zegliani diamo uno sguardo al passato e al presente con la squadra che è stata affidata all'ex terzino di Inter, Udinese Piacenza, Stefano Rossini. Vigor Carpaneto si affaccia per la prima volta nella storia alla Serie D dopo la promozione dell'anno scorso dall'eccellenza.
è una squadra piacentina in forte ascesa nel panorama regionale dal momento che ho fatto 4 promozioni in 5 anni con una sola sosta in eccellenza. Sul versante tecnico abbiamo cambiato da poco l'allenatore, che è arrivato Stefano Rossini, coadiuvato da Giuseppe Legati come coordinatore tecnico, e mentre è stato esonerato da poco Alberto Mantelli, che era il tecnico della promozione della scorsa stagione. Sul versante tecnico è stato un mix tra conferme e nuovi arrivi, tra i giocatori più nuovi, più rappresentativi, spicca Giuliano Antier con un passato in Serie B tra Atalanta, Verona. Poi c'è sempre in attacco, troviamo giovane senegalese Pape Silla, che è stata un po' la rivelazione di questo inizio campionato, pur a intermittenza per infortuni ha fatto 7 gol, e quindi se arrivano da metà anno dell'anno scorso in eccellenza al Colorno, sempre in eccellenza emiliana. Poi sono stati vari innesti in vari reparti, tra cui Stefano Mauri, ex Piacenza centrocampo, insieme a Dario Mastrototaro. Comunque una squadra che come obiettivo punta a una, se possibile, una salvezza tranquilla, senza, se si può, senza passare ai play-out. Mauri loro? Eh beh sì, Vigor, no Stefano Mauri, il giocatore ex Lazio, non è lui. Stefano Rossini in panchina, che è un ex giocatore del Lecce Piacenza in Serie A, fece la miglior fortuna in Serie A proprio nel Piacenza, tra l'altro credo che abbia giocato come terzino anche nell'Udinese, adesso vado a memoria perché è un giocatore degli anni 80, così, memoria fotografica. Anche 90 mi sa. Anche 90, bravissimo. Io e Emanuele lo scorso anno facevamo una diretta streaming Supercoppa Emilia, li abbiamo già conosciuti, non con la maglia celeste ma indossavano, se non sbaglio, rossa, rosso-blu, qualcosa del genere. Un avversario comunque di mercoledì, si gioca alle ore 15, ne abbiamo già affrontato questo tema la scorsa settimana, un orario che non piace, abbiamo raccomandato anche alla Lega di rivederlo, vedremo se saremo ascoltati o meno. Comunque un appello anche da parte tua per essere al Neri dopo l'ultima partita un po' contestata come quella contro la San Giovannese. No, è chiaro che chi ha la possibilità, chi può, cerchi di non mancare, perché la partita si presenta nel migliore dei modi, capito? La Vigor Crapaneto sta facendo un buon campionato per essere una neopromossa, quindi è una partita interessante. Fin dei conti il Rimini potrebbe aver ripreso la rincorsa, no? Dopo la vittoria di ieri, dare subito continuità al risultato è molto importante. La cornice di pubblico del Romeo Neri secondo me giocherà sempre un fattore molto decisivo. Io adesso sono stato in 2 o 3 campi quest'anno, ho visto che tipo di location, di che ambienti ci sono, quindi non è molto diverso rispetto all'anno scorso. È chiaro che queste squadre quando vengono a giocare a Romeo Neri, Romeo Neri pienotto, incute diciamo sicuramente un certo timore reverenziale. È chiaro che giocare il mercoledì pomeriggio alle 15 con la gente che è al lavoro, con la gente che ha gli impegni, con tutte le varie situazioni che si accavallano, difficilmente riesce a dare un colpo d'occhio degno. Speriamo che comunque chi può non manchi e che ci sia comunque un minimo di calore, un minimo di colore, un minimo di entusiasmo. Quello almeno. Bisogna vincere in casa, perché finora il timore reverenziale l'hanno avuto poco. Castelvetro è stato proprio un mercoledì. Sì, esatto. Sì. Con la vittoria con l'unica vittoria in casa. Che io non ho visto perché ero al lavoro. Quindi cioè. anche mercoledì non ci sei. No, mercoledì ci sono perché ho concentrato tutta una serie di, per non sentirmi in colpa, ho concentrato tutta una serie di commissioni che devo fare da tempo. Quindi ho preso la giornata, sono in giro tra uffici vari dalla mattina fino alla sera. Mi sono ritagliato le 2 ore. Sai che se non si vince... Vedi Giacomo, questa è la passione. Una volta si prendeva la giornata per una donna, adesso si prende la giornata per il pallone. Tu sei così a Bellaria? Sì, ma tanto non giochiamo mai durante la settimana. Io ho chiesto di fare la coppa di qualcosa, e invece niente, mi fanno giocare solo la domenica qua. Quindi niente turni infrasettimanali per voi? Per il momento no, abbiamo qualcosa in programma? No. No, la coppa credo che non sia la nostra portata, no, non è campionato come le altre cose. Però. Massimo, tu sei però partecipe, protagonista di un'amicizia nata proprio nei nostri studi dal signor Giacomo Alpini, dal signor Emanuele Pironi, perché la prima volta che sono
conosciuti, sono venuti qui. Uno tifava Rimini, l'altro tifava Bellaria. Da allora non si sono più separati. Tutte le domeniche lui chiede il risultato di cosa ha fatto in Bellaria, lui chiede cosa ha fatto in Rimini. Tu pensa un partito po'. Avvantaggiato per un periodo, forse è partito avvantaggiato anche già. Sì, dopo... per un breve periodo però. Sì, in breve. No, dai, li vogliamo bene al nostro Giacomo. Non ti preoccupare, Giacomo, siamo con te. Soprattutto pensa ieri sera al 90esimo cosa è successo. Ti voglio bene. Vabbè, adesso andiamo a vedere la sintesi della partita di ieri del Vigo Carpaneto contro il Montevarchi, così li scopriamo ancora più da vicino. Una partita che, come ho detto prima, è terminata 0-1 in favore della squadra ospite toscana. Il servizio. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Dal cuore dell'Emilia, a 286 km del Val d'Arno, il Montevarchi torna con il terzo successo esterno del campionato al comunale di Carpaneto Piacentino in rosso-blu. Tornati alla difesa 4 con centrocampo a rombo, giocano un primo tempo quasi perfetto. Giornata estiva, aquilotti seguiti da un'ottantina di tifosi. Cronaca, 18esimo, cross di Zito, mancato da Franchi sotto misura. Crescono poi i ragazzi allenati da Rigucci, al 25esimo fanno gridare al gol. Biagi e Sussì, gran colpo di testa, Herrera devia distinto. Rompe l'assedio il team di Rossini, sempre sconfitto in casa, con il tentativo di Luca Franchi dal limite. Pellegrini si distende, fa sua la sfera sul rovesciamento di fronte, combinazione vincente, Fofi e Sussì, eluso il recupero di difesa e portiere, palla deviata dal bomber magrebino nel sacco, terzo centro per Adnan nel torneo. Ripresa, Carpaneto più deciso, un paio di potenziali occasioni in avvio non sfruttate. 12esimo, Zito si libera, la sventola, supera la traversa. Alla mezz'ora è poi pericolo vero. Solo Soletto, Rossi si mangia al pari e si dispera. La Vigor ci crede, la disposizione del rosso-blu concede solo il minimo sindacale. Ci pensa Pellegrini a dire no a Mauri al 34esimo e a Rantier al 37esimo. Il francese si fa ammonire per simulazione. Ultimo brivido prima del fischio finale del bresciano Nicolini al 47esimo, quando Alessandrini va giù in aria chiedendo invano un penalty. Vince l'Aquila che vola a 2 dalla vetta e attende mercoledì la corazzata imolese. Ebbene, abbiamo visto anche la Vigo Carpaneto, ricordavo prima apparizione in Serie D, come del resto il Sasso Marconi. Giudicavi il campo vicino, prima Emanuele diceva, ho visto già 2-3 ambienti, questi saranno gli ambienti che vedremo anche prossimamente. Orrendo, non si può giocare in un campo simile. Non ti piace? No, per niente. Ma ricordiamo tu che campionato stai seguendo quest'anno, perché lo voglio infierire, va bene. No, lui non le fa le trasferte. No, come non fa le trasferte? Sono l'unico. È l'unico tifoso al mondo del Bellaria che fa le trasferte. Bellaria coreano è una trasferta, se vogliamo dire, giusto? Sì, campionato, sì, era anche a Gambettola ieri, le ho fatte tutte fino adesso. A Gambetto, tra l'altro, nel campo dove si allenava il Rimini, di Lonzano, da Cocci. Va bene, andiamo a vedere il prossimo turno completo, nel dettaglio completo, grazie anche alla collaborazione di Romagna Sport e del nostro Stefano Pappini. Queste le sfide in programma, vediamo se con te, Giacomo, riusciamo a vedere qualcosa di interessante. Aquila, Montevarchi, Imolese, Castelvetro, Villa Biagio, Correggenza, Lentigione, Ferenzuola, San Maurese, Pianese, San Giovannese, Rimini, Vigor, Carpaneto, Romagna Centro, Tutto Cuoio, Sasso Marconi, Forlì, Sporting, Trestina, Mezzolara, San Sepolcro, Colligiana. Cosa vedi di interessante? Io vedo interessante un Romagna Centro Tutto Cuoio per vedere se il Romagna Centro dà continuità col risultato o con la vittoria esterna. Tu potevi scegliere in tutte le gare più belle di questo mondo, stato a scegliermi proprio Romagna Centro. Massimo, tu hai visto qualcosa di interessante? Fiorenzuola, San Maurese. Vedi, lui subito già preparato. Tu Emanuele, oltre a Rimini? No, non le guardo. Non le guardo. Nel senso che secondo me ancora non... È presto. Non ho ancora capito, cioè per dire, io ho sentito tanto parlare di Imolese e Lentigione. Sì, e Forlì. E Forlì non tutti ne parlano in una maniera entusiastica. Sono curioso di aspettare queste due squadre qua. Per il momento tutte le squadre che ho visto, bene o male, cioè la San Giovannese, no? Come il Villa Biagio forse un pelo meglio, però non è che avevi davanti squadre di un altro pianeta, insomma. Montevarchi qualcosa? Montevarchi ancora loro dicono che lo hanno fatto una squadra
quest'estate furono i primi due direttori sportivi che ebbi modo di intervistare. Tutti e due partirono dicendo che avevano fatto entrambe le formazioni giovani, che l'obiettivo era la salvezza. Magari sono le classiche frasi che si dicono sempre scontate, però insomma sono massimo piazze storiche che hanno fatto tanti anni. Fiorenzuola che sta facendo un bel campionato, non era atteso, non era atteso, no, a fare quel campionato lì. Ma San Giovannese agosto era in eccellenza, quella l'hanno ripescata, cioè loro, loro pensavano di fare l'eccellenza, sono secondi in Serie D. E tra l'altro anche, nessuno lo dice, ma il Rimini fu bloccato sul pari a Romeo Nera alla prima giornata, e guardate stasera dov'è anche il Fiorenzuola, secondo in classifica un punto dal Villa Biagio, quindi magari tanto scontato la vittoria non era. Guardiamo anche la Samaurese che l'anno scorso ha fatto un discreto campionato. E ti volevo chiedere infatti un parere proprio sulle romagnole. C'è il tuo amico Campedelli che allena in Romagna Centro, la Samaurese che tu conosci molto bene, l'Imolese che sappiamo che ha speso molto, Lentigione, l'Imergas dal Modena si è spostato a Lentigione, qualcosa di più ci può dire? Ma mi sta un po' deludendo sotto l'aspetto del risultato la Samaurese, ma sono convinto che possa rialzarsi immediatamente perché si fa un po' fatica a fare gol, ma crea tantissimo, per cui non credo che sia quella la sua posizione. Mi sorprende un pochino forse il Forlì quanto il Rimini, secondo me sono molto simili, molto simili. L'Imolese chiaramente invece mi sta un po' deludendo in funzione anche quanto speso veramente, anche l'arrivo di Gadda negli ultimi giorni insomma del campionato, insomma, ecco, prima non ho posto in classifica attualmente, ci aiuta Stefano Papini con questa classifica, chiaramente come ricordava anche Emanuele, ma lo stesso Muccioli a fine gara siamo all'ottava giornata di campionato, però dopo 8 giornate noi la guardiamo solamente. Sono cambiati gli orizzonti della Correggese rispetto a quando noi eravamo, ma anche del tutto cuoio, se ci fai caso, del tutto cuoio, sì. Proprio nelle ultime due giornate, due vittorie consecutive che l'hanno portata comunque a quota 8 punti, se non sbaglio, in classifica. Senti Cristiano, ma allacciandomi al discorso di Massimo, il Forlì sta così deludendo, così tanto, aspettavi qualcosa di più come piazza, ma anche come squadra? No, secondo me assolutamente no. Io mi ricordo quando hanno fatto la campagna acquisti estiva, tantissimi giovani, ovviamente davanti c'è quel diavolo di Graziani. Mi sembra una squadra che può, come Rimini, fare, insomma, stare lì, appollaiato lì e poi vedere se riesce a fare lo sprint finale. L'abbiamo visto a Rimini nel primo tempo, poteva tranquillamente andare in spogliatoio sotto di due gol. Nel secondo tempo, probabilmente grazie anche all'arretramento del Rimini, si è visto un bel Forlì. Quindi 8 partite ancora, dai, sono troppo poche per tracciare veramente un identikit su quello che potranno fare le squadre su 38 partite, ne abbiamo fatte 8 di 38, quindi insomma ne mancano un po'. Giacomo, questa è una domanda che ti piacerà, il tuo amico che abbiamo trovato a Franto, io e Emanuele, qualche settimana fa, del Sasso Marconi, 7° posto in classifica, 13 punti, non male come inizio, considerando che è la prima volta in Serie D. No, direi molto bene, perché è una squadra che fino a poco tempo prima dell'inizio del campionato non sapeva ancora qual era la categoria che dovesse fare, quindi penso che la campagna acquisti sia stata fatta velocemente senza sapere esattamente la categoria, quindi per il momento molto bene e poi si vedrà con il mercato se riuscirà a colmare alcune lacune. E qui Cristiano, guardando sempre la classifica, tu ricordavi prima, inizio trasmissione, l'anno del distruggiamo, la Correggese, come diceva anche poc'anzi Emanuele, 19° posto in classifica, penultimo, quota 4, ma anche il Mezzolara che tra l'altro infrisce a Rimini all'andata con la sconfitta maledetta. Sì, proprio di questi tempi, era la 7ª giornata di andata e Rimini perse a Budrio, se non ricordo male, con Mezzolara 3-1, era la 3ª sconfitta su 7 partite. Mi ricordo bene, insomma, i musi lunghi, anche quest'anno non si va da nessuna parte, eccetera, eccetera. Poi abbiamo visto tutti che cosa è successo. Sono cambiati effettivamente i destini di diverse squadre. La Correggese è andata proprio scemando anno dopo anno. Ricordo prima del Rimini aveva avuto la Lucchese, se non sbaglio, a rompere le uova nel paniere. Poi c'è stato il Parma nel suo girone, ovviamente non c'era niente da fare. A quel punto è cominciato un lento declino e penso che quest'anno ci sia poco da fare, insomma, gli orizzonti sembrano parlare di eccellenza, insomma. Massimo, in questi campionati per la Serie D sappiamo l'importanza della valorizzazione del giovane, porta anche dei fondi alle varie società. Ti chiedo se vai a pescare più facilmente un giovane nella propria juniores o a questo punto ti rivolgi a squadre importanti come ovviamente anche squadre di Serie B, di Serie A, perché no? È più facile sicuramente andare a prendere, a pescare in quelle squadre che
un attimino fanno fare esperienza ai propri ragazzi in situazioni diverse, salvo che hai un settore giovanile forte, il quale credi tantissimo, ecco, e secondo me questa regola andrebbe forse, secondo me, cambiata. Mi dai una tua valutazione, avendo anche tu toccato la Serie D, vissuto, eccetera, eccetera, di come si è cambiato il calcio da qualche anno a questa parte? Non torniamo troppo indietro, magari dal 2010 ad oggi, soprattutto come è cambiato questo campionato. Spesso sentiamo i nostri opinionisti qui in studio che dicono partite scadenti, qualche partita davvero troppo brutta che fa addirittura addormentare. Tu come l'hai trovato questo campionato? Il campionato sicuramente è un po' più scadente, sicuramente la qualità è inferiore. Quando diciamo i veri fuori quota non sono all'altezza, chiaramente si denotano facilmente. Poi oggi con i 5 cambi che ha inserito anche la federazione, insomma, a volte all'interno della stessa partita si possono vedere due partite diverse. Bravo. E soprattutto tu sei d'accordo con questa regola? 5 cambi, beh, non sono d'accordo. 5 cambi da una parte, 5 cambi dall'altra addormentano veramente una partita. Se poi vinci è facile, più facile portarla alla fine. Cioè, mi sembrava giusto e logico la prima regola con i 3 time out classici, sì. No? Tu ne fai 5 di cambi, però fermi il gioco 3 volte. Certo. Rispetto a prima non cambiava niente. Così invece 10 potenziali soste sono una roba. Ma quella che avevo letto inizialmente, che si parlava ad agosto, che questa regola è stata interpretata in vari modi, dove praticamente potevi fare 5 cambi, però le ultime 2, se non sbaglio 3, dal 70esimo al 90esimo, c'è ancora, è così, oppure c'è il minutaggio che è libero? No, io che sappia, io è libero, quindi è stato, però è stato, sarebbe stato bello in 3 volte, almeno, in 3 volte fai 5 cambi. Ecco. Sugli spalti anche, Emanuele, immagino che c'è parecchia noia quando ci sono tutti questi cambi, no? Sì, cioè più che noia ci si domanda quanto realmente possa servire. Cioè, io all'inizio pensavo, no, sono allenatore, ho fatto un 11, gioco un primo tempo che non mi è piaciuto, allora ho l'opportunità di dire io ne tolgo subito 3, rientriamo in campo che ho cambiato 3 giocatori e ho ancora 2 cambi. Allora aveva un senso, cioè della serie posso correggere realmente un qualcosa, voglio stravolgere, ho la possibilità di farlo senza giocarmi i cambi, che poi magari mi si fa male uno e non gioca più. 5 cambi così fatti in fila negli ultimi 20 minuti, ok, se devi addormentare il gioco perché stai vincendo, vuoi arrivare in fondo, può avere un senso e a quel punto dormiamo perché ci rilassiamo. Però tatticamente parlando, secondo me la paghi, cioè avere 5 persone dentro negli ultimi 20 minuti. Già una volta ne abbiamo parlato, no? Che abbiamo messo 3 ragazzi negli ultimi 4 minuti e poi abbiamo preso il gol, perché poi uno entra ed è sveglio, reattivo, è in partita, un altro magari no, e allora dopo sono guai. È una regola che va un pochino interpretata, cioè sono anni questi di novità, no? C'è il VAR, ci sono queste cose qui, sono tutti strumenti che probabilmente pianin pianino addomesticheremo, verranno ottimizzati. E magari nel calcio che ci sarà fra qualche anno saranno assodati, gestiti bene, gestiti meglio. Per il momento ancora ci sono dei pro e ci sono dei contro, bisogna vederla. Ieri il Rimini ha fatto un cambio, sì, a tempo quasi scaduto. Dormi per Buonaventura, perché era stravolto, aveva i crampi. È vero. E mi sembra che ultimamente mister Muzzoli questa regola l'abbia un po' accantonata, sì. Facendo come tradizionale. Cioè, era partito usandola molto, l'ha pagata sulla sua pelle e ha un po' fatto marcia indietro. Mi dicono che ha ascoltato anche le critiche di questa trasmissione, poi non so se sia vero o meno, comunque siamo stati bravi, speriamo allora appunto di aver ricucito anche noi il rapporto con i nostri spettatori a casa, perché l'ultima puntata, anzi la penultima puntata fu di contestazione, ma ci sembrava giusto appunto farla in maniera educata, e questa volta abbiamo parlato più appunto del momento magico dopo la vittoria di ieri. Grazie a Giacomo Alpini. Grazie Daniele, buonanotte a tutti. Grazie all'allenatore Massimo Zanini. Buonasera, buonanotte a tutti. Grazie all'opinionista e tifoso biancorosso Emanuele Pironi. Buonanotte a tutti. Grazie a Cristiano Cerbara. Grazie a voi, ci vediamo la prossima volta con un altro grande ex del Rimini. E giovedì sera torno all'appuntamento con Sport Up alle ore 20:30. Ve lo ricordo per il turno infrasettimanale, mercoledì tutti al nero alle ore 15 per Rimini Carpaneto. Grazie a Daniele Emanuele.